Dobbiamo ringraziarci a vicenda sapendo che noi ogni tanto litighiamo, ogni tanto torniamo assieme, ma alla fine una cosa ci interessa, fare il bene della nostra società e tenerla assieme. Grazie di cuore. Alfieri, onori a Lampas! Ecco, siamo una parte. Va bene. E dice, ma cos'è un carro da morto? E allora praticamente a ogni paese spiegare alla persona: no signora, guardi, un carro Lettiga del 1904, i nostri avi lo usavano per fare soccorso. Sa, stiamo andando al meeting nazionale di Ampas che si terrà a Bologna e partiamo da Genova. Bravi, poi i pensieri rimanevano nella loro testa. È fattibilissimo, fai 50 km al giorno e ci metti una sete in mano. Ha iniziato un po' a ridere, ci fa, vabbè, parliamone un po' con Ubaracchi, in genovese si dice cuscie, però un po' con Ubaracchi che è il nostro presidentissimo. E quando te l'abbiamo proposto cosa ci hai detto te, Claudio? Che siete fuori di testa. Io sono passasciuta, dietro la cucina, in qualsiasi caso, anche un po' badante, comunque. Ho 62 anni. Io ho un grande gruppo. Questi sono dei ragazzi stupendi. Grazie a te. E mi dicevi che meeting è questo, per me tutti gli anni è sempre più bello. Io purtroppo, per fortuna, sono innamorato dell'AMPA, quest'anno faccio parte, cioè faccio 50 anni di AMPA, perché io vengo dalla Liguria, dove ho fatto 25 anni volontario, poi ho sposato una bergamasca e sono... E per amore? Per amore sono andato a Bergamo, ho fondato la Croce Bianca. Sono 50 anni che faccio parte, servo l'AMPAS, spero con una certa capacità e ne sono orgoglioso. Un mezzo qua pronti a uscire, se non la fate più. Io purtroppo non dico come loro, ma l'ho vissuta anche sulla mia pelle. A essere senza casa, glielo dicevo prima a lui, però vabbè, niente. Sono Rivi Renato, milite della Pubblica, fondatore della Pubblica. Di quale Pubblica? Pellegrino Parmense, Atte L'Aquila tre volte, Nocera Umbra con il terremoto di quello là. Saluti, auguri a tutti, speriamo di non vederci mai più in queste condizioni. Ci vediamo a Mirandola stasera per mangiare. Sì, ma in quelle condizioni del terremoto no. Ah. Volontario, sono ormai 10 anni, ho partecipato a Mirandola l'anno scorso, il 26 di maggio credo, il 27 maggio. C'è tipico di pellegrino. Sono Andrea, ho 26 anni. Soccorritore della Pubblica Sistemica di Campettola. L'anno scorso ho prestato servizio nel campo Ampas di Mirandola durante il terremoto in Emilia. Sono Alessandro, ho 42 anni, sono autista soccorritore della Pubblica Assistenza di Pellegrino Parmense. Ero al campo Ampas di Mirandola, dove abbiamo gestito insieme a tutte le pubbliche una cucina a disposizione degli abitanti di Mirandola. Si lavora qui per ingentilire i cuori, per l'educazione morale e civile del popolo, per diffondere e praticare sentimenti di amore, di pace, di fratellanza fra gli uomini nei dolori e nelle miserie, dimenticando ogni distinzione sociale, spogliandosi di ogni sentimento politico e religioso, ricordando solo di essere uomini.
Si lavora e si combatte per strappare alla sfinge dell'ignoranza, della superstizione e della miseria, uno ad uno, tutti i suoi segreti, tutti i pregiudizi che migliaia di anni di tiranni e teocratiche politica hanno inoculato nei popoli e per sostenerci in una via larga e luminosa, col miraggio di affratellare i popoli di tutta la terra in una forma internazionale di pubblica assistenza, allo scopo di nobilitare tutta l'umanità e di unirla in guerra contro l'unico nemico del suo benessere, della sua prosperità, la malattia. Noi cadremo senza creder mai che si fermi un giorno con noi la vitalità dell'organismo sociale e che il nostro pensiero e il nostro braccio rappresentino qualcosa di più di un elemento utile e necessario, per quanto piccolo e presto sostituito nell'irrefrenabile moto delle forze collettive.